Assessore Elena Proietti, siamo tornati nella sala consigliare del Comune di Terni per questa presentazione dei campionati nazionali di nuoto sincronizzato. Ci presenta questa iniziativa dal punto di vista suo dell'assessorato allo sport? Beh sì, due buone notizie, perché siamo tornati in sala consigliare e soprattutto andiamo a fare uno sport in piscina. Hanno riaperto le piscine, hanno riaperto le palestre, quindi queste credo che siano due dati che un pochino ci riportano alla normalità. Qui parliamo dei campionati nazionali di nuoto sincronizzato, sicuramente il nuoto sincronizzato un pochino mancava su Terni, insomma almeno negli ultimi 3 anni non abbiamo mai avuto manifestazioni in questo senso. Siamo riusciti a portare i campionati nazionali, quindi un ottimo risultato. Speriamo che vada tutto bene, naturalmente, ma ne sono sicura perché l'organizzazione di piscine e stadio è sicuramente, come sempre, ottimale. Che dire, un ritorno alla normalità? Quasi. Ecco, assessore, quando sono stati calendarizzati questi campionati? Questi campionati ci saranno a fine giugno, dal 26 al 30 giugno, e verranno naturalmente occupate più categorie, quindi ci avremo le bambine, ci avremo le juniores, insomma diciamo tutte le categorie verranno coinvolte, tutte le fasce d'età, ci saranno poi le finali, ogni giorno ci saranno le premiazioni delle diverse categorie, insomma 4 giorni di sport finalmente. 4 giorni di sport e turismo, riallacciandosi alla delega che da poco ha acquisito. Beh, sicuramente io credo che turisticamente parlando lo sport abbia un forte impatto su Terni, a parte insomma gli scherzi e le battute, è vero, il turismo sportivo su Terni è innegabile, abbiamo visto con le prime 2 settimane di lockdown, in qualche modo abbiamo avuto circa una perdita di 800.000 euro, avevamo fatto un po' il conto, quindi è chiaro che l'impatto è forte e cercheremo adesso che ho queste due deleghe, insomma, in qualche modo, ma anche con gli eventi, con l'assessore Fatale, cercheremo di far rinascere un pochino questa città, che proprio ripartiamo, se prima ripartivamo da uno, adesso proprio ripartiamo da zero dopo il Covid.